nostra cucina. Cuciniamo, ma cucinate con i vostri bambini, cucinate perché poi mangiate, cucinate perché è un bel passatempo. La ricetta di oggi è polpette alle mele con una salsa al formaggio. Ma inizio subito a presentarvi gli ingredienti. Iniziamo da qua. Carne trita macinata, misto, maiale e vitello. 2 uova, del prezzemolo, 2 mele, aglio, cipolla e del pan grattato. Andiamo invece alla salsa al formaggio, latte e formaggio da grattugia, un pizzico di sale per andare a salare il tutto. Siamo pronti a cucinare! Iniziamo a prendere la carne e a metterla in un contenitore abbastanza capiente. Andiamo ad aggiungere un uovo intero, uno ed un tuorlo. Eccoci qua. E andiamo ad aggiungere 2 mele, precedentemente lavate, ma queste non sono trattate, sono del mio frutteto. Le andiamo a grattugiare per bene. Così, quello fine, mi raccomando. Sapete, nelle polpette solitamente si utilizza il pane per renderle morbide. In questo caso la mela avrà lo stesso effetto, ma darà un gusto leggermente dolciastro a queste polpette, che a me piacciono davvero tantissimo. Mi ricordano la mia infanzia, mi ricordano i piatti di mia mamma e soprattutto sono divertentissime da fare anche con i vostri bimbi. A questo impasto andiamo ad aggiungere un mix di prezzemolo, aglio e un pezzettino di cipolla, l'altra la useremo per la cottura. Questa iniziamo a farne delle fettine, il prezzemolo e andiamo a tritare velocemente facendo attenzione alle nostre dita. Vi do un consiglio, utilizzate tutti quanti un coltello che taglia molto molto bene. Andiamo a mettere questo aglio, cipolla e prezzemolo all'interno del nostro impasto, ancora un pizzico di sale e iniziamo ad impastare. Bene, con le mani, schiacciamo bene. Guardate qua. Signora Pinuccia, vieni qua, Steph, vieni qua. Voglio parlare con la signora Pinuccia a casa. Se non ha le mele, sono ottime anche le pere, oppure a me piacciono tantissimo con le pesche. Sono i 3 frutti che adoro di più all'interno delle polpette. Mi raccomando, in base a cosa a casa utilizzi per queste polpette. Prendiamo un po' di pan grattato, senza esagerare mi raccomando, e aggiungiamolo all'impasto. Ne basta pochissimo, altrimenti poi rischia di diventare asciutto e invece lui deve rimanere morbidissimo. Eccoci qua, iniziamo a fare le nostre polpette. Grosse così, e andiamo a metterle nel pan grattato. Polpette, polpettiamo. Polpette, brava. Fai vedere a casa da vicino queste magnifiche polpette, perché sono veramente fantastiche. E poi rimarranno succose, buone, morbide e con un gusto eccezionale. Questo è un piatto che potete fare con i vostri bambini, perché è molto divertente. Adesso bisogna prendere le polpette e passarle nel pan grattato. Le prime le facciamo così. Le altre le facciamo un po' più food porn. Quindi, senti, inquadra sotto. E iniziamo a giocare. Diamo una leggera roteata per ridargli bene la forma. E adesso iniziamo a cuocerle. Abbiamo messo dell'olio di semi all'interno di una padella, l'abbiamo scaldato per bene e iniziamo a mettere le polpette al suo interno. Fai vedere un po' a casa, fai vedere un po' a casa.
tutta la gente cosa sto facendo. Guardate che iniziano a sfrigolare. Uno spettacolo! Rosoliamole da tutti i lati. Non abbiamo messo all'esterno uovo, perché naturalmente la parte dell'uovo c'è già dentro e quindi il pan grattato si appiccica e si avvinghia bene. Amore, mi sa che questa volta ho bisogno di te. Se puoi venire a girarmi il tutto, eccoti. Grazie mille. Girale piano piano e inizia a farle cuocere. Vedi come sono morbidose? Morbidissime. Fantastiche. Intanto che te giri le polpette, io vado a prendere la cipolla avanzata da prima. Vi ricordate, ne abbiamo usato solo un pezzettino. E la andiamo a fare a fettine sottili. Come procedono? Benissimo, si stanno colorando. Perfetto. E andiamo a prendere questo pezzettino di aglio che abbiamo avanzato e andiamo ad aggiungere tutto nella padella. Venite, venite. Adesso amore, per cortesia, siccome io devo fare la crema di formaggio, ho bisogno che mi guardi queste polpettine e me le fai cuocere per una decina di minuti lentamente, girandole ogni tanto. Sei d'accordo? Vado 5. Sto piangendo per la cipolla, ma va bene. Intanto che la Steffi cura la cottura delle polpette, io vado avanti e inizio a preparare questa crema di formaggio. Formaggio da grattugia e iniziamo a grattugiarne in abbondanza. Ci siamo. Iniziamo col mettere un po' di latte sul fondo del nostro pentolino, circa 100 ml. Adesso prendiamo il formaggio da grattugia e andiamolo a mettere al suo interno. E iniziamo a mescolare. Mescolare, mescolare, mescolare. Questa salsa si abbina benissimo alle nostre polpette, perché lo dice anche il detto, non far sapere al contadino quanto è buono il formaggio con le pere, in questo caso con le mele, ma sta alla grande. Ci siamo, sarà perfetta! Amore, io con la salsa sono pronto, e te con le polpette? Ah, secondo me 2 minuti sono pronta io. Andiamo un po' a vederle, guardate. Stiamo entrando dentro con il cellulare! Che bomba! Sì, sono forte quasi. Eccoci qua, direi che te le posso consegnare, sono sì, quasi pronte. Guarda, siamo pronti per l'impiattamento. Adesso, se per favore puoi prendere il cellulare, che vorrei far vedere alla gente la colata di formaggio, perché questo è il nostro pulpor. Iniziamo a prendere le polpette, le sfogliamo dal sughetto, e le andiamo ad appoggiare su un piatto. Oh, ne facciamo un bel piatto, eh? Questa sera la nostra cena è assicurata. Non ci resta che andarle a condire con questa salsa al formaggio. Vieni qua, vieni qua, vieni qua e fai vedere alla nostra gente cosa stiamo facendo. Wow! Una bomba. Questo è il piatto di oggi. Alla prossima ricetta. Ciao!